Chi vi parla è Carlo Sartarelli, che va da Cassina, dall'Alta Terre di Lavoro. E anche questa sera, come nostro solito di venerdì, parleremo di storia per la rubrica Incontri con l'autore. E questa sera faremo i botti, faremo i fuochi d'artificio, perché finalmente è uscito un testo di cui io almeno ne ero a conoscenza da tempo. Ho conosciuto la varia fase della gestazione, e che effettivamente credo che possa essere un libro che metterà molti puntini sugli i, e soprattutto un libro dove praticamente dove qual se qualcuno vorrà scrivere qualcosa su questi argomenti dovrà veramente fare sudare le sette camicie, perché credo che oltre queste cose non so come si possa fare a portare avanti altre tesi. Però come nostra abitudine cercheremo di presentare l'ospite con un brevissimo video. Aspetta, fermi. Padre, parlo. La benedizione, ma... Ah, qua, vabbè. Ed è questo un momento molto particolare in cui viene scoperta l'epigrafe da parte del sindaco della città di Scurca la Marsicana. Un'epigrafe che vuole ricordare un momento di quel 1861, dove ben 89 sono state le vittime dell'eccidio. Don Nunzio D'Orazio, che ha celebrato la solenne messa nella chiesa della Santissima Trinità, adesso effettuerà la benedizione del cuscino di fiori offerto dall'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro, e il presidente Claudio Saltarelli porgerà un saluto. Ed ecco la benedizione del cuscino. Vorrei richiamare più vicino a me il presidente Claudio Saltarelli. Perfetto, avete visto questo video? E perché questo video? Perché per presentare un ospite che ha scritto questo libro qua, presento prima il libro, senza tocco di campana, che chi l'ha scritto questo libro? L'ha scritto l'illustrissimo e carissimo Giuseppe Gangemi. Giuseppe Gangemi, accademico in pensione, che ha insegnato tantissimi anni all'Università di Padova, che abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare altre volte nella nostra rubrica per parlare sia dei temi post-unitari, sia di Lombroso e anche del 1799. Professor Gangemi, come state? Tutto bene? Sì, bene, bene, sto bene, grazie. Saluti a Vi vedo in tutti forma. quelli che sono presenti, eh? Vi vedo in forma. Vabbè, noi in brigata ci diamo del tu, e quindi a questo punto il professore mi ha autorizzato e io lo chiamo Pino, come facciamo in maniera, vabbè, per me i professori sono sempre professori. Se mi autorizzano è bene, se non mi autorizzo io Vabbè, mi comincio. ormai sono in pensione, dai. E qui, no, vabbè, come diceva Totò, professore si nasce, ci si rimane, come mio padre che è un carabiniere in pensione, rimane carabiniere a vita, quindi è inutile che stiamo a discutere. Un po' di leggerezza, perché i temi che andiamo a toccare sono abbastanza pesanti. Pino, io ho fatto passare quel brevissimo video di un minuto di quando siamo riusciti a Scurgola Marsicana, grazie all'amministrazione. Far mettere questa lapide Sì. dove praticamente eccola qui, dove praticamente si ricorda dopo 160 anni la strage di Scurgola Marsicana, che fu
fu fatta dall'esercito piemontese per mano di Pinelli, che ancora non era diventato esercito italiano, in una maniera orrenda, in maniera veramente crudele, tipica degli eserciti invasori che devono colonizzare un territorio, come hanno fatto gli inglesi nelle Indie, nelle Oceane, come hanno fatto i francesi in Algeria, allo stesso modo fece i piemontesi con noi. E tu perché ho parlato di questo? Perché praticamente ci ha dedicato veramente pagine importanti, rendendo felice il nostro carissimo amico Giuseppe Morzilli, che si è emozionato per aver avuto questo onore. Parliamo proprio subito di questa strage, perché credo che sia doveroso poterne parlare. Vabbè, io ho trovato assolutamente incredibile questa faccenda della strage di Scurcola, dove succede praticamente una serie di cose che sono state nascoste dalla parte documentale. Cosa succede sostanzialmente? Innanzitutto, importantissimo, un incontro e una collaborazione nella guerra tra soldati che ancora combattevano e civili che si univano a loro con le poche armi di cui disponevano. Questa unione di militari e di civili era una cosa molto temuta, non solo da piemontesi, ma era stata temuta molto già dai francesi all'inizio dell'Ottocento e anche nel 1799. Questo attaccano Scurcola, c'è una lunga battaglia e lì noi non sappiamo quanti morti siano stati, sappiamo soltanto alcune cifre. Io ho fatto una ricostruzione che fa capire che i morti sono molto più di quelli dichiarati, ma sostanzialmente a un certo punto due siciliani, ecco, militari e civili, vengono napoletani, erano napoletani. E tu li vuoi chiamare napoletani, ma io no, napoletani, giusto. Napoletani, non napoletani, napoletani. Vabbè, ma a me viene due siciliani, io dico Sabaudi e due siciliani, due siciliani, una serie di altre terminologie, però a me va bene tutti i termini, basta che ci capiamo. Napoletani, come dico, non mi viene, ecco, questo è un altro problema. Allora, finisce praticamente, questi soldati, questi civili si nascondono e arriva un ordine dai militari che dicono: coloro che ospitano dei rivoltosi sostanzialmente saranno fucilati. E molti quindi rivelano l'esistenza di queste persone nascoste nelle loro case o nelle loro campagne. E lì, gradatamente, vengono raccolti durante la notte. La mattina vengono portati davanti alla chiesa di Scurcola, queste insorti, militari e civili, e cominciano ad essere fucilati, e ne sono fucilati varie decine, finché a un certo punto pubblicamente fucilati uno per volta, dopo 4 minuti, 3 minuti, 2 minuti di processo, sostanzialmente. E a un certo punto arriva l'ordine di smettere di fucilarli per il semplice fatto che la cosa creava scandalo. E questo è quello che mi ha incuriosito più di tutto. Innanzitutto perché c'era una prova evidente del fatto che venivano fucilati dei combattenti senza alcun processo. Secondo, perché questi devono e vengono raccolti, sono sostanzialmente varie centinaia, e devono essere inviati all'Aquila. Fanno una parte del tragitto e noi sappiamo che sono arrivati in un paese, in questo momento non mi ricordo quale sia, scusatemi, ma per il nome. Da lì partono e non si sa, dove siano finiti, perché all'Aquila, dove dovevano andare, non sono mai arrivati. Ci sono varie ipotesi, probabilmente sono stati fucilati lungo la strada e nascosti, seppelliti sottoterra. Questo è quello che mi rendeva e mi incuriosiva, perché è una prova certa del fatto che le persone sparivano a centinaia. Quindi io perché descriveva un modo di sparire
e di scomparire completamente dagli elenchi, perché di quelli, di chi fossero, chi non fossero, come si chiamavano, non sapeva assolutamente niente. Quindi Possiamo questo è stato. dire, Pino, possiamo dire che sono stati i primi deportati di questa invasione alla fine. Furono i Beh, primissimi. deportati se fossero arrivati, non sono mai Ah, arrivati da nessuna parte. Quindi sì, nel senso sono stati messi in marcia e portati chissà dove, deportati chissà dove. Poi naturalmente c'è il problema, il primo problema in ordine logico, io l'ho fatto in un altro libro precedente pubblicato 2 anni fa, che è In punta di baionetta. In quello ho spiegato il problema delle morti nascoste, delle vittime militari nascoste. Perché ci abbiamo fatto il sì, programma sul no, ma programma. volevo soltanto far capire, visto che tu hai parlato di deportati, questi vengono deportati al nord perché l'esercito o è fedele e quindi presta giuramento al re, oppure deve essere messo nelle prigioni e non deve uscire, perché se no si unisce questi soldati che non vogliono giurare fedeltà, c'è la possibilità che si uniscano a briganti, si uniscono a quei soldati che ancora combattono. Perché soldati che combattono, scurcola dimostra, ce ne sono ancora praticamente nei mesi successivi all'apparente fine della guerra, al plebiscito, eccetera. Quindi queste persone vengono messe nei reggimenti, in prigione praticamente, nelle prigioni dei reggimenti, dei 100 reggimenti italiani. E soprattutto a Fenestrelle. E io ho dedicato un intero libro a spiegare la fine che hanno fatto. E dico che l'esercito è stato completamente disgregato. Il vecchio esercito delle Sì. persone che avevano indossato la divisa, tutti quelli che si opponevano sono stati costretti dopo mesi di patimento a cedere oppure sono finiti col morire. Morire per stanchezza, privazione, malattie o anche uccisioni. E quindi questo tema l'ho reso autonomo dagli altri e l'ho trattato in un libro. Invece, nel libro che ho appena pubblicato, ho trattato il tema delle vittime civili. Nelle vittime civili non ho detto più nascoste, ma ho detto taciute. Taciute perché questi non c'erano, mentre per le vittime militari andavo a guardare, o sono andato a guardare tutti i ruoli matricolari, e i ruoli matricolari sono stata una mole enorme di informazioni, e io ho visto come sparivano, attraverso quali modi venivano nascosti. Qui ho detto taciute perché semplicemente il discorso è che molto spesso morivano fucilati, ma non veniva detto il motivo per cui morivano. Mi spiego. A Lucera ha trovato un ricercatore che io ho citato, che Franco Uzzi, Uzzi. che è il quale ha trovato 690 persone che risultano in quel paese o nel paese di Lucera o in quell'intorno, risultano morto di passaggio a Lucera o morto di passaggio in un paese vicino. Il morto di passaggio, da tutta una serie di altre indicazioni, praticamente significa fucilato, ma morto di passaggio è un modo per non dire di che cosa sono In morto. pratica, infatti, in questo passaggio, poi ci volevo parlare dopo, hai detto praticamente che era una specie di codice identificativo interno per poter capire chi è morto di San Passaggio oppure morto in campagna, la stessa cosa, Sì, erano codici un altro identificativi. elemento. Quindi cosa è successo? Si dice che sono morti, ma è taciuto il motivo per cui sono morti. Ecco perché non ho usato nascosto, mentre per i militari è stato un vero e proprio nascondimento. Qui si è semplicemente spesso taciuto. Un altro elemento di questo discorso è quelli che venivano, come dire, la cui morte veniva rivelata, ma il sindaco faceva un certificato di morte in cui i testimoni non erano parenti, conoscenti diretti, eccetera, ma erano funzionari del comune analfabeti, i quali dovevano solo apporre una croce. Vi rendete conto che apporre solo una croce è una cosa facilissima. Io posso fare per chiunque una croce, non è difficile da falsificare, tanto no, non potrai mai dimostrare che è fatta dalla mano di un altro. E questo è un altro modo di tacere. E quella persona
è stata uccisa, perché il testimone analfabeto non sa neanche, analfabeta non sa neanche per quale motivo, cosa c'è scritto nel documento che sta controfirmando. E quindi è un altro degli elementi di questo. E allora ci sono tanti modi per nascondere, ma nel senso di tacere, cioè nascondere la causa pur rivelando la morte. Sì, addirittura alcune di queste cose sono state fatte pure dopo qualche anno la scomparsa di queste persone, quindi cercano sempre di dare una cornice giuridica e istituzionale alla cosa. Però perché parliamo subito di un libro di argomenti che hanno trattato in tanti, ma in maniera scientifica e accademica non tutti. Se parliamo di un libro di quasi 400 pagine, dove tu per esempio inizi subito a parlare sulla questione dei mille, perché sei stata, hai capito che Claudio Romano, che abbiamo spesso in ospite, Antonio Formicola, avevano trovato una documentazione molto molto importante che serve a poter chiarire meglio ancora quello che stava accadendo prima, prima, durante e dopo lo sbarco di Garibaldi con i suoi famosi mille, che non erano mille, in Sicilia. Allora, infatti fai spesso gli amici Claudio e Formica. Sì, io li cito spesso, però prima devo dire una cosa. Macalau e Trevelyan sono altri due autori che circa un secolo fa hanno rivelato che i mille non erano mille, ma la loro cifra era sostanzialmente 22.000. E noi ci eravamo accontentati di quella cifra, per dire che erano 22.000. Su grosso modo 60.000, tu vai a dire, vabbè, erano solo una minoranza, un terzo erano questi settentrionali che sbarcavano con le navi. Quando invece ho letto, e quindi c'era una proporzione da 1 a 3 tra settentrionali e meridionali, ma quando ho letto il libro di Formicola e Romano, che è uscito nel 2022. L'abbiamo presentato anche noi. Sì, ho avuto la percezione di un problema effettivamente molto più grave, perché loro, con documenti che sono simili a quelli di Macalau e Trevelyan, praticamente hanno più informazioni e calcolano il numero dei garibaldini che sbarcano venendo dalla Liguria o dalla Toscana con le navi in 43.000. 43.000 vuol dire che praticamente quasi tutti sono, cioè sono persone ex soldati oppure persone che vengono dal settentrione e invadono il sud con pochissima partecipazione da parte dei meridionali. No, assolutamente, anche perché erano pochi, alla fine erano pochi garibaldini meridionali che partecipavano a questa impresa fantoccio, insomma. Tra l'altro erano più i mercenari che venivano dall'Ungheria. Poi tra questi 43.000 ho trovato anche un gruppo di circa di qualche migliaio di ungheresi, i quali fanno delle stragi, sono temuti dai meridionali, eccetera, e vengono presentati da alcuni risorgimentali come patrioti. E lì devo dire la verità, quando ho letto questo termine patriota dato a ungheresi che massacrano meridionali, ho detto no. Qui stiamo a giocare con i termini. Che patrioti sono? Questi sono mercenari massacratori che hanno arruolato lì con il compito di uccidere appartenenti a una patria che non era loro. Voglio dire, ancora posso giustificare un settentrionale che ha giustificare, cioè quando si definisce patriota, dire vabbè, c'ha la sua ideologia, dice che l'Italia è una e quindi lui è un patriota. Ma un ungherese che viene definito dai sabaudi patrioti perché massacra i meridionali, mi è sembrata un'esagerazione. Devo dire che ci sono molti storici prezzolati che stanno facendo delle tesi in cui il risorgimento, il parallelismo del popolo ungherese e quello italiano nel risorgimento si uniscono perché per amor di patria.
ci stanno parecchi studi veramente angoscianti, ma c'erano pure i polacchi che erano diventati dei mercenari qui a Sì, ma per semplice motivo, scacciati dalla loro patria, giustamente. Hanno avuto bisogno di trovare un lavoro e l'unico lavoro che sapevano fare era quello di combattere. E quindi si offrivano Che mercenari. poi Pino, secondo Durelli, che ha scritto benissimo, addirittura i polacchi furono venduti ai russi nel 1862 per far sì che i russi potessero riconoscere lo Stato sabaudo nel 1862. I russi dissero sì, però mi dovete dare in cambio i prigionieri polacchi che c'avete, no, i polacchi che sono da voi, che risiedono da voi. E si vendettero i sabaudi, si vendettero i polacchi. Comunque, quindi sui 1000 è inutile, già. Ah, c'è proprio c'è una disquisizione tecnico-scientifica molto, molto approfondita. Poi parli anche di altre rivolte di cui io, per esempio, non conoscevo la rivolta di Alcara Lifusi, che io non Sì, conoscevo. perché mi sembrava importante raccontare che cosa è successo. Alcara di Tiburtina si rivolta e i responsabili scappano dopo la fine della rivolta, all'arrivo dei garibaldini, temendo la repressione che ne seguirà. Per fortuna c'era un garibaldino abbastanza di buon senso, che si rende conto che aveva catturato non i veri responsabili, ma poveretti che si erano fidati troppo ed erano rimasti lì in paese pensando che, siccome non avevano responsabilità, non gli avrebbero fatto niente. Allora li mettono in prigione, c'è una forte spinta affinché fossero fucilati. Questo garibaldino a un certo punto capisce che avrebbe ucciso degli innocenti. E quindi li lascia scappare. E che si seppe? È il commento del cronista del tempo. Cioè non si è saputo più niente di loro. Volevo paragonare Alcara Lifuso a Bronte, laddove arriva quel macellaio di Bixio. Bixio è un folle colossale, arriva con un'idea precisa. Tanto per incominciare ci sono dei falsi storici. Non è stato lui che ha fatto finire la rivolta. La rivolta viene fatta finire da un garibaldino che era stato ferito e che era comandante delle truppe di Catania. Questo va lì, si unisce al Lombardo, che è l'avvocato che poi sarà fucilato da Bixio, e insieme pongono l'ordine, perché Lombardo aveva molta credibilità presso la popolazione. Perché per tutto il tempo, come avvocato, aveva difeso i diritti della popolazione rispetto alle usurpazioni che avevano commesso tutti i nobili della città o i proprietari terrieri, e in particolare la duchessa che aveva ereditato la duchia di Nerso. Lombardo si presenta tranquillo da Bixio, convinto che, quello che lui aveva fatto nei giorni scorsi per sedare gli animi, non gli sarebbe successo niente. Tutti lo avvisano: vattene, vattene, perché quello lì è impazzito, quello lì è arrabbiato nei tuoi confronti. Lui si fida, va e quello lo fa arrestare e lo fa uccidere il giorno dopo. E poi lì racconto una serie di altre cose in cui praticamente narro che Bixio si rende conto di averla fatta grossa. E vabbè. Verrà difeso con bugie incredibili da tutti i suoi commilitoni che scriveranno nei 40-50 anni successivi. Eh sì, poi il fatto, sai, che poi qui tu poi, oltre a parlare di Bronte, poi dedichi pure quello che c'era dietro questa situazione in Sicilia, cominciando ad approfondire in maniera scientifica anche la questione del trasformismo con delle Sì. cose veramente molto, molto particolari. E vuoi aggiungere, vuoi dire due parole sul trasformismo, sul No, capitolo sul con cui. trasformismo, che viene fatto risalire al 1876, in effetti comincia durante la guerra. Io faccio adesso, in questo momento non mi ricordo, ma dedico un caso molto importante a un paese che in questo momento non mi ricordo quale sia, San Giovanni Rotondo, molto San probabilmente. Giovanni Rotondo, sì, una cosa, proprio una questione interna. Sì, e lì spiego come si gioca la partita tra ex
diciamo, borbonici fedelissimi, che quando si rendono conto che i Borboni vogliono fare la riforma, che praticamente vogliono individuare e togliere le terre usurpate, cambiano atteggiamento e passano con diventano nemici del. È molto bello l'esempio del tuo conterraneo Cosentino, la famiglia di Cosenza, che era un fedelissimo proprio dei Borboni. Sì, che poi diventa governatore. Ne fa una denuncia negli anni successivi, fino al 64. Padula, un prete, fa il giornalista, fa un bellissimo giornale che si chiama Il Bruzio, eccetera, il quale poi è costretto a chiudere perché, pur dicendo la verità nei confronti di questo governatore, poi diventato deputato, Padula a un certo punto viene denunciato e il giudice gli fa perdere la causa, pur avendo lui ragione, cioè, e gli altri torto, perché lui diceva la verità, che avevano Ma usato. sai che cosa mi è venuto in mente quando ho letto i passaggi sia di Cosenza e dei fatti di San Giovanni Rotondo? È vero che con i Borbone c'erano degli equilibri molto sottili, è vero che c'erano le fazioni dentro che si guardavano in gagnesco, però non si sono mai offese perché comunque c'era un ordine, un ordine pubblico, un stato di diritto che li teneva a bada. Invece, quando sono arrivati i piemontesi, questo stato di fatto è rimasto in piedi. Però non si guardavano più in gagnesco, ma si sono ammazzati tra di loro. Quindi fa capire lo stato diverso, la diversa tipologia di stato. Prima c'era uno stato di diritto e c'era un ordine. Invece che arrivano i piemontesi che volevano solo saccheggiare e divengono forze di occupazione, nasce l'anarchia. E quindi poi là ci sono i tradimenti, quello e quell'altro. Quindi prima si guardavano in gagnesco e poi si sono scannati tra di loro. Questa è una differenza che secondo me non è da poco. Sì, no, guarda, io do una spiegazione leggermente diversa, nel senso che questa lava coglie tutta quella che stai dicendo, ma aggiunge un particolare. Cioè, quando c'è il plebiscito è un atto violento. Tu devi andare. Anche questo ci dedichi anche delle pagine al plebiscito, cioè ti ci volevo Sì, tu devi andare a votare. C'è l'urna dove si depositano le schede votate, nel mezzo, accanto ci sono tutti i garibaldini armati, eccetera. A sinistra c'è una scheda rossa, cioè, ci sono le schede rosse di colore rosso dove c'è scritto sì e un'altra di altro colore dove c'è scritto no. Tu devi andare a prendere la scheda con il no e votare contro il plebiscito e andare a depositarlo. Dopodiché, che hai fatto questo gesto senza segretezza del voto, ti aspettano fuori e ti massacrano di botte. Per lezioni. Per non dire che le violenze a coloro che avevano manifestato l'intenzione di votare per il no, le cominciano a fare nelle settimane precedenti. E c'è un esempio di una rivolta, e adesso anche al solito non mi ricordo dove, in quale paese, però è nella Campania, mi pare che questo episodio è, che ci sono dei soldati che sono nascosti fuori paese alla macchia, i quali entrano nel paese il giorno del plebiscito e dicono: vogliamo votare tutti in piazza con voto palese. Perché non si fidano del voto, cioè sanno che se voteranno tutta la popolazione, quelli è in pubblico, quelli non potranno fare i brogli che poi hanno fatto, nello stesso tempo tutte le intimidazioni che hanno fatto ai singoli spariranno di fronte al fatto che tutti singolarmente si sentono protetti e forti perché c'hanno tutta la popolazione da una parte. Ecco, questo per dire, votiamo il plebiscito, ma lo votiamo in un modo che voi non potete imbrogliare e noi possiamo contarci, vederci l'uno con l'altro e acquistare la forza di poter dire no. Ecche, questa è un'altra cosa Pino, interessante. c'è da dire questo. Sui plebisciti voglio aggiungere due cose. Anche gli stessi ungheresi a Napoli votarono per il plebiscito, e addirittura i garibaldini c'era chi votava due volte. Cronaca di un inglese che era lì presente. Lasciamo Vabbè, ma perdere. Ma poi c'è una cosa. lasciamo perdere. Ti voglio dire, guarda che moltissimi non hanno votato e le schede Quasi erano nulla, piene. quasi nessuno. Poi tra l'altro. E le schede erano piene. Sì, E qui c'è Nola che lo dichiara. Questo
questo suddiacono di Nola si chiama. Sì, questo ho fatto un libro anafro, il quale dice: ma quale votazione, eccetera, se non c'è nessuno che è andato a votare. Pino, certo. Volevo dirti anche questo: Venafra col tempo faceva Venafra a quel tempo faceva parte della terra di lavoro. Il plebiscito, l'85%, vada bene, di tutti i paesi della terra di lavoro, la terra di lavoro iniziava a Sora e finiva a Nola. Il plebiscito non l'hanno fatto, l'85%, non l'hanno proprio messo in piedi. Sì, ma comunque, poi c'è da dire una cosa: in Calabria, mezza provincia di Reggio Calabria, guidata dall'ex ministro della polizia, che adesso non mi ricordo in questo momento come si chiama, fa una rivolta in previsione del plebiscito. Rivolta, ma del Carretto, parli? Ma parli del Carretto? No, è quello che ha fatto la repressione e ha catturato Pisacane. Adesso non mi ricordo. Ah, ho capito, Liguoro. No, vabbè, e io dovrei guardare un libro di 400 pagine per trovare il nome. Lo so, io mi dispiace. Ho capito, comunque ho capito. Sono tanti, le prove documentarie sono tante, io non posso averle tutte in mente, capisci? Per carità, ci mancherebbe, capito? Allora, per dirti, lui in Calabria, in altre zone ci sono rivolte per evitare il plebiscito, in altre zone ci sono rivolte per dire votiamo sì, ma votiamo tutti in piazza per alzata di mano, tanto il voto non è segreto, e in altre zone c'è una quantità enorme di persone che non va a votare perché ha paura, perché è stata minacciata, e così. Quindi è un plebiscito falso, assolutamente violento. Io l'ho definito all'inizio di questo, quando mi hai domandato, è stato un atto violento. Il secondo atto violento sono le elezioni del Parlamento il 27 gennaio del 1861. Perché? Perché per quelle elezioni Cavour ha una paura. La paura che, avendo liberato, tra virgolette, il Sud, i garibaldini che sono della sinistra storica, lui rischiava di trovarsi tutto il Sud che votava a favore dei garibaldini. E per impedire questo promette le terre usurpate, le terre del demanio ancora non usurpate, le terre della Chiesa e tutto quello che può promettere, li promette a coloro che votano, che sono coloro che hanno i soldi, che hanno un determinato censo, perché solo loro votano. Sono 400.000 persone in tutta Italia. Sì, tra l'altro bisogna sempre distinguere i due vari tipi di demanio, cioè il demanio reggio e il demanio e poi c'era il demanio dei comuni, c'erano le terre dei comuni, sì. E su quello c'era la disputa, perché sul demanio reggio non c'era molto da fare con il Borbone, c'era la lotta per il demanio pubblico dei comuni, quello sì. C'era la lotta perché quello toccava alla popolazione povera. Sì, ma quello che la popolazione povera, che aveva tutto il diritto di speculazione, i famosi usi civici. Poi, e chiudiamo, se no altrimenti una cosa che tutti dimenticano, una cosa importantissima che ha portato KO alla rivolta poi negli anni successivi è stata l'annullamento, la cancellazione dei mondi frumentari, che garantivano uno stato sociale, un welfare dell'epoca straordinario. Comunque, pure di questo se ne parla poco, che secondo me è stato più un abbattimento dei mondi frumentari che la mancanza di concessione delle terre. Voglio solo chiuderti al di là del, poi veniamo al di qua del faro. Andando avanti, torniamo a così, lasciamo la Sicilia. Fai un'analisi straordinaria sui fatti di Castellammare. Però tu devi considerare una cosa: che prima di Castellammare, che comincia il 2 gennaio del 62, ma infatti l'ho detto, ho fatto la premessa. Andiamo avanti, giusto per chiudere la Sicilia. No, te lo dico subito. Io ho fatto un'analisi del censimento del 31 dicembre 61, 1861. Dal censimento, rispetto ai censimenti Borbone, risulta che mancano 458.000 persone, che non si sa più dove siano, se sono morti, se sono vivi, eccetera. Per poter spiegare questa mancanza,
i ministri Manna, Pepoli, eccetera, che erano i ministri responsabili del censimento, si inventano la favola che i censimenti borbonici di 2 anni prima, di 4 anni prima, 2 anni prima per il napoletano e 4 anni prima per la Sicilia, erano dei censimenti fatti con dati falsi perché gli abitanti venivano gonfiati di numero. Quando arrivano i sabaudi e calcolano gli abitanti sul numero giusto, si trovano 458.000 persone in meno perché il numero della popolazione calcolata dai Borboni era gonfiato. Una bufala colossale. Io ho fatto un'attenta analisi dei 3 censimenti del 57 per la Sicilia, del 59 per il napoletano e del 61 per entrambe del censimento sabaudo, ormai del Regno d'Italia, e ho mostrato che tutti e 3 questi censimenti erano stati fatti bene, cioè senza gonfiare le cifre, eccetera. Qual era il problema? Che 458.000 persone mancavano sul serio e non si sapeva dove fossero finite. E quindi ho detto, guardate, da quando partono i 1.000 a quando ci arriva il 31 dicembre ne manca un po' meno di 500.000. Poi però le stragi continuano. Il 2 gennaio continua la strage a Castellammare. E a Castellammare sparano coi cannoni, non coi cannoni così, coi cannoni di una nave cannoniera che fanno arrivare da Palermo. Questa spara sulla spiaggia dove ci sono prima i combattenti di Castellammare. Poi spara sulla città di Castellammare e poi spara sul monte dove si sono rifugiati i fuggiaschi, compresi donne e bambini. E ci sono episodi che narrano di una madre che aveva una bambina, correva per sfuggire e tiene per mano la bambina e a un certo punto si trova solo la mano in mano della bambina. Quindi le stragi continuano anche nel 62 e poi ancora, e ho fatto altri esempi negli anni successivi, finché poi non arriviamo alla legge Pica. E spiego la legge Pica come viene applicata. Ci arriviamo dopo perché voglio arrivarci piano piano, anche perché poi voglio saltare il fatto che specifichi bene subito che da subito i sabaudi gettano la maschera, quindi che praticamente fanno capire che effettivamente quello che loro volevano e perché hanno fatto con l'invasione in maniera molto molto dettagliata. E poi un'altra cosa molto importante, adesso dobbiamo arrivare alla questione che è centrale nel libro, dove tu praticamente in maniera molto molto dettagliata e scientifica parli in maniera approfondita e soprattutto credo inoppugnabile, inattaccabile i fatti di Pontevaldolfo e Casalduni, perché si sa che ormai c'è una vulgata dominante che si è messa in testa di fare riprensionismo o riprensionismo, e qua praticamente gli fai, tra virgolette, in maniera metaforica, li fai a pezzettini. Ok, allora, su queste 2 città e sul massacro, l'incendio, usiamo i termini che si vogliono, perché se io dico massacro mi dicono no, i morti furono solo 13, quindi devi dire l'incendio. Massacro o incendio di Casalduni e di Pontelandolfo. Io dedico 2 capitoli. Il primo capitolo è una parte critica nei confronti delle spiegazioni precedenti. Piglio uno per uno tutti i ragionamenti, tutte le letture dei documenti e dimostro che le hanno lette in modo subdolo, cioè tendendo a utilizzare quei documenti per giustificare l'assenza di un massacro. E quindi tutto il primo capitolo, mi pare che sia il terzo. Sì, tu fai praticamente... Dedicato agli errori metodologici, alle affermazioni in cui dicono qualche cosa per attribuire la sparizione di 1.900 cittadini da Ponte Landolfo subito dopo il 14 agosto del 1861, la vogliono fare attribuire a una pestilenza. E spiego che quelle cose che loro attribuiscono come prove del fatto che sia scoppiata una pestilenza non hanno senso, che praticamente vanno lette in modo completamente diverso. Dopo aver fatto tutta questa pars destruens, cioè la pars
di distruzione delle teorie precedenti, delle prove e delle dimostrazioni, io faccio un'altra operazione che a mio avviso è originale. Sono andato a Ponte Landolfo e a Casalduni, ma poi mi sono reso conto che era importante andare a Campo Lattaro, perché a Campo Lattaro avviene qualcosa di diverso, ma nello stesso tempo da Campo Lattaro c'è una visione dei fatti di Ponte Landolfo e dei fatti di Casalduni che mi poteva aiutare a vedere che cosa era effettivamente successo. E dedico un intero libro a questo, un intero capitolo, scusate, anche alla lettura di Ponte Landolfo e di Casalduni vista attraverso i documenti di Campo Lattaro. Ed è una cosa nuova che nessuno aveva mai fatto prima, almeno per quello che ne so io. Questo tipo di lettura permette di gettare una luce più chiara a favore del massacro rispetto alla lettura diretta dei documenti che provengono da Ponte Landolfo. Anche qui ho trovato a Ponte Landolfo un ricercatore d'eccezione che non ha pubblicato niente, probabilmente non pubblicherà mai niente, ma ha raccolto una quantità di dati enormi. Io gli ho chiesto il permesso di poterli utilizzare, lui me l'ha concesso un po' titubante, eccetera, però alla fine lui si è accorto di una cosa. Mi dice, guarda, se io vedo gli stati delle anime, che sono praticamente l'anagrafe dei cattolici, che erano il 99% di tutto il meridione, insomma, ecco per intenderci, di Ponte Landolfo, io trovo che di tutti c'è la data di nascita, il matrimonio, la data di morte, eccetera, di tutti, fino al 1861. Poi prendo i 5.500 errotti abitanti di Ponte Landolfo al 14 agosto e li seguo negli anni successivi e negli stati delle anime successive. Prima o poi dovevano morire. Sono arrivato, mi ha detto, al 1957, cioè a 97 anni dopo. Vabbè, mi fermo qui, ha detto lui. Oltre i 97 che cerca a fare? Sono rimasti solo quelli che erano appena nati nel 1861. Quindi lui dice, io non ho trovato 1.900 abitanti di Ponte Landolfo di cui sia riportata la data di morte. Non si sa. I preti che si impicciano di tutto e che sanno di tutti e che vanno ogni vicino alla Pasqua per le case a chiedere dove sta Tizio, dove sta Caio, è vivo, è morto, è ferito, eccetera. Questi non hanno più notizie di 1.900 persone, che sono praticamente un terzo degli abitanti di Ponte Landolfo. E che se ne va quel paese, praticamente, la teoria che sono morti solo in 13. Che poi, vabbè, è ovvio che dobbiamo fare una spolverata, perché chi vuole si leggesse il libro, che viene specificato in maniera incredibile. A me mi è rimasto impresso quella questione di Desiderio, che dice no, dopo i fatti Ponte Landolfo il brigantaggio andava scemando, ma come? Dopo i fatti Ponte Landolfo cominciò veramente la guerra civile interna in questo paese, dopo che era diventata la difesa contro l'esercito invasore. Basti pensare che ne parleremo dopo, si sono inventati della legge Pica, pensa tu di che cosa parliamo. E poi anche sulla una superficialità, Pica, una cosa incredibile, guarda. Anche sulla legge Pica io recupero i dati di quelli che ho trovato a Viareggio, mi pare, o a Livorno? A Livorno, scusate, Livorno, Potenza e Lucera. E lì da questi dati emerge un quadro molto brutto, agghiacciante di quello che succede, perché qui noi abbiamo altissime mortalità. Spiego il caso. Per esempio della legge Pica, quando io vado a vedere i certificati di morte di tutte le persone che ho trovato a Livorno per dire quanti sono morti qua, vado a vederli, ce ne sono soltanto 26-27 su migliaia di persone che sono passate a Livorno. Dopodiché becco per caso nella documentazione di Livorno un documento in cui si parla soltanto di circa 220 giorni e si guarda in questi 220 giorni i ricoveri in ospedale. Alcuni sono ricoverati in ospedale per mesi,
quindi malattie di una certa entità, di una certa serietà. Vado a vedere queste cose, sono 112 persone che vanno continuamente, che finiscono con il passare dai 20 ai 60 giorni in ospedale. Questi sono dati veri, non sono dati nascosti. Per quale motivo sono dati veri? Perché le autorità, il prefetto, visto e considerato che si era trovato con troppi malati e che finivano in ospedale perché erano gravi, ha scritto all'ospedale e gli ha detto: scusate, noi vi mandiamo tutte queste persone, in 200 giorni ve ne abbiamo mandato 112, 113, ci potete fare uno sconto? E per chiedere lo sconto hanno fatto l'elenco di tutti i malati. E tutti i malati sono molto, ma molto più numerosi di quelli dichiarati nei documenti di Livorno. Non so se è chiaro il meccanismo. Nei documenti di Livorno trovo circa 26 morti, un numero più o meno altrettanto vicino di malati, però quando vado a vedere solo 220 giorni, trovo 112 malati gravi. Significa che semplicemente la certificazione delle malattie e delle morti non veniva fatta. Sì, questa è la questione. A me, per esempio, spieghi benissimo la questione in maniera scientifica e minuziosa. Però solo un attimo tornare sul fatto di Ponte Landolfo, due cose che mi hanno, e poi parlo della legge Liga, che mi hanno sorpreso. Primo, il fatto che hai evidenziato come Cialdini abbia detto desidero, infatti si sa desidero, perché praticamente per ovviare alla questione dei crimini di guerra che venivano fatti dai trattati di Zurigo, le cose, lui desidero, quindi sapeva perfettamente chi era il suo sottoposto, cosa volesse significare dire desidero, precedentemente utilizzato in guerra di Crimea. E poi attingi pure parecchie notizie, le rendi, le valorizzi e le metti incrociate, soprattutto con i dispezzi portati del Matese, del subdiacono Nola di Venafro. Questi due aspetti mi hanno colpito, insieme a tutto il resto, come riesce ad arrivare a questa conclusione. Allora, ti spiego questa cosa. Io ho fatto una ricerca. Dunque, Cialdini manda due ufficiali, uno è un maggiore Malegari, l'altro è il colonnello Negri. Ah, scusami Pino, scusami, ti dico questo perché così ti dico. E poi mi sorprende il fatto che tu fai un'analisi antropologica di un battaglione che era specializzato negli stermini e nei saccheggi di paese. Infatti tu dici ci hanno messo tanto tempo per finire bene il lavoro, sia per sterminare e sia per mettere a posto i cadaveri. Sì. Se, io mostro anche un calcolo, faccio un calcolo di un'operazione, però fammi dire queste due cose. Melegari, è importante il maggiore Melegari, perché il maggiore Melegari, 50 anni dopo, forse dopo morto sarà qualche parente, pubblica un diario in cui ci sono alcune pagine dedicate a Ponte Landolfo. E lì lui, quel diario, lo pubblica anonimo, cioè non c'è il nome di Melegari. Si ricostruisce poi alla fine, lo si capisce che si tratta di Melegari, perché dal numero delle imprese che lui narra, dei posti dove è stato, si capisce che è lui. Perché 50 anni dopo tu ancora scrivi anonimo? Perché evidentemente certe cose le voleva dire, si voleva sgravare la coscienza. Un po' non voleva fare una figura barbina nei confronti dei suoi compagni ufficiali di quel tempo. Il peso era troppo pesante. Lui dice una cosa: noi siamo arrivati là senza sapere che c'era la compagnia del colonnello Negri che stava arrivando a Ponte Landolfo e abbiamo finito il nostro lavoro a Casalduni, lo hanno incendiato. Dopodiché siamo andati a informarci, abbiamo visto che c'era Negri che faceva il lavoro, stava facendo il lavoro, però ci siamo messi a difesa del colonnello Negri, degli uomini del colonnello Negri. Evidentemente
stavano, il colonnello Negri stava facendo qualcosa e a mio parere stava mettendo nella cripta della chiesa, credo dell'Annunziata, i cadaveri, perché centinaia di questi cadaveri sono stati poi trovati, però nel momento in cui è stata aperta la cripta, i fuochi che c'erano, sono quei gas eccetera, con una scintilla è scoppiato un incendio e quindi non, i corpi non erano più leggibili sulla base della loro origine o meno. E quindi credo che effettivamente Negri si sia fermato con i suoi per 4 ore in più rispetto a Melegari per ripulire il paese di tutti i cadaveri. Ne ha lasciati solo 3, perché era impossibile nasconderli. I 2 fratelli Rinaldi vengono uccisi davanti a tutta la popolazione. Altre persone, la ragazza che viene stuprata e poi... Concetta Biondo. Di quello ne ha parlato Ferrari in Parlamento, anche senza fare il nome. E tutta una serie di cose di questo genere. Poi non dimentichiamo che poi i comuni, come ancora adesso, di 5.000 abitanti nelle nostre zone, come nelle tue, nel centro abitavano un terzo, un quarto di quelli che abitavano nelle campagne. Quindi lì hanno fatto un lavoro terribile, totale. Sì, poi ultima cosa. Nola fa un racconto raccapricciante. Lui dice che una compagnia di soldati, un ufficialetto, un tenente di questo ufficio, di questa compagnia di soldati, era ospite a casa sua, nel senso che venivano acquartierati nelle case degli abitanti del posto, no? Quelle case che avevano un minimo di ospitabilità, cioè di possibilità di dargli un letto, una stanza, un minimo di comodità. E questo piccolo giovane ufficiale, lo dice Nola, come tutti i giovani parla, cioè racconta. E a un certo punto cosa racconta? Racconta che loro hanno trovato un gruppo di profughi, i soldati, e che gli hanno sparato addosso. E poi li hanno inseguiti per cercare di finirli. A proposito di questo episodio, Nola dice: io sono andato poi a vedere il ritorno dei soldati e il bottino che avevano raccolto. E lui descrive, accenna al bottino che aveva raccolto, dicendo che sostanzialmente c'era un sacco di biancheria. Che questi non sono briganti. Questi avevano derubato il corredo delle persone, delle spose, anche quelle anziane, che se lo portavano appresso perché il corredo per loro era preziosissimo. Non so se ti è chiaro. Quindi, come no, mi è chiaro benissimo. Questi particolari, io mi rendo conto che qual è la mia ipotesi. È inutile parlare di quelli che sono morti il 14 agosto. Sì. Tanto per cominciare, non sono 13, perché molti sono stati sepolti, raccolti da Negri e sepolti nella chiesa, dove poi 150 anni dopo sono stati scoperti, però un incendio ha bruciato tutte le prove. E poi moltissimi altri sono fuggiti per le montagne, per le campagne, sono stati intercettati da una compagnia di balordi praticamente ho spiegato che ogni esercito ha compagnie specializzate che sanno fare certi tipi di lavoro e hanno balordi che fanno massa d'urto, e questi balordi passavano lì per le campagne di Ponte Landolfo e se la pigliavano con quelli che erano scappati da Ponte Landolfo. Noi qui abbiamo un altro diario che lo prova, e che è il diario di Pisticchio, adesso non mi ricordo come si chiama. Pistacchio, ecco, il quale dice: guardate, il cavaliere di San Lupo, lì adesso originario di San Lupo, particolare personaggio di cui parlo molto nel libro, non mi ricordo, Iacobelli, il cavaliere Iacobelli dice: un trasformista. Tu, anche se tu sei innocente, ti spareranno e ti imprigioneranno come brigante. Perché c'è stato l'ordine che tutti quelli di Ponte Landolfo e di Casalduni debbono essere inseguiti come briganti.
Questo è un ordine militare che arriva, glielo dice Jacobelli con chiarezza e quello lo riporta nel diario. Cosa significa? Che non dobbiamo fermarci al 14 agosto a vedere quanti sono i morti, perché ripeto, ci sono quei 13, tutti quelli che sono stati nascosti nella chiesa, tutti quelli che magari sono finiti altrove, seppelliti sotto in fosse comuni, e poi ci sono quelli che hanno fatto i profughi girovaganti per i paesi intorno alla ricerca di un rifugio, alla ricerca di un lavoro, senza mai fermarsi più di 2 giorni nello stesso posto perché potevano essere denunciati e quindi arrivavano a prenderli i soldati, e questi venivano a vista fucilati, cioè appena li vedevano gli sparavano addosso e li inseguivano, e quanti li riuscivano ad ammazzare ne ammazzavano. Ma poi parli pure di come si sono stati ritrovati sul Matese, Gallo Matese, per arrivare a Benafro, che molti di questi sono spariti perché erano cioè senza nome e cognome morti, cioè fai un'analisi, veramente fai una ricerca straordinaria. Senti, io ho fatto 10 anni per fare 3 libri e spiego perché ho fatto 3. Uno sui militari, le morti nascoste, come è stato disgregato l'esercito napoletano e come si è dato un esempio affinché le nuove leve accettassero il dato di fatto. Poi ho fatto un secondo libro, che è quello appena uscito, sulle vittime civili, per spiegare come è stato diffuso il terrore per far finire il sostegno ai briganti, e ho raccontato anche della funzione della legge Pica. Il terzo libro, che ho pubblicato per primo perché allora c'era urgenza di farlo, è quello su Lombroso. Lombroso ha una funzione importante, questo libro qua, ha una funzione importante perché dopo 10 anni, conquistata Roma con la presa di Porta Pia, c'è il problema che è finito il Risorgimento, di fatto, e bisogna discutere, gli storici avrebbero cominciato a discutere di che cosa era successo e di chi era stata la colpa di tanti morti. Lombroso deve dare una spiegazione che dia la responsabilità ai meridionali, e in che cosa la trova? Ed è una spiegazione che colpisce e dura a lungo. Il motivo per cui ci sono stati tanti morti è dovuto al fatto che i meridionali sono atavici. Io ho dovuto prendere le teorie di Lombroso e dimostrare che sul piano scientifico sono inconsistenti, che non ero io a dirlo per primo, perché molti suoi contemporanei, scienziati veri, lo dicono ai suoi tempi, quando lui è ancora in vita. E sono Andrea Verga, Paolo Mantegazzo, Vilfredo Pareto, Agostino Gemelli e altri, adesso c'è un elenco lunghissimo di persone che dicono che Lombroso, quando usa la logica, non lo sa usare. La logica scientifica rigorosa non la sa usare bene. Ma fu addirittura radiato. Senti, radiato dalla società antropologica, proprio per questo. Perché cosa successe? Scusa, è il motivo particolarmente importante. Lui sostenne e fu contestato da Andrea Verghi che la fossetta occipitale mediana era la prova dell'atavismo. Andrea Verghi gli ha detto: no, guarda che non è così. Allora lui ha risposto sulla rivista: quando tu troverai una fossetta così grande come quella che ho trovato io in Giuseppe Villella, e la troverai in uno che è un uomo onesto e che non è un meridionale, allora avrai ragione. Andrea Verga, che doveva essere un bel carattere e aveva una rete di relazione tra i medici, diciamo nazionale, avvisa tutti i medici e dice: quando trovate una testa con questa caratteristica, segnalatemela. La trova 3 anni dopo e scrive un articolo per dire: adesso Lombroso rispondemi, perché io l'ho trovato quello che tu dicevi che non si poteva trovare. Quindi non è vero che la fossetta occipitale ce l'hanno solo i meridionali e che sia prova di atavismo, perché solo i meridionali sono atavici. Cioè, ci sono anche i bolognesi, perché questa era di un bolognese di 73 anni,
che ha le stesse caratteristiche di quella di Giuseppe Villella, quindi tu hai una prova con Giuseppe Villella, noi ne abbiamo una prova contraria. Lombroso non risponde mai a questo articolo, gli insistono che lui è obbligato a rispondere della società antropologica e nel giro di un paio d'anni lui viene espulso perché non fa questa risposta. In maniera molto semplice, senza starci girando sul fattore. Pino, andiamo veloce. Poi sì. Dedichi proprio al centro del libro, dedichi un capitolo intero alla questione dei censimenti, dove addirittura fai vedere che erano molto più credibili quelli, io mi metto quello della mappa della terra di lavoro, perché per me è stato un capolavoro assoluto, questa qua, se questo non è frutto di un censimento. Tra l'altro questa sono stati fatti 2 anni di ricerca di censimento per fare questa mappa della terra di lavoro, e furono fatti in tutte le province napoletane e siciliane, quelle erano 1851 e 52. Ma tu praticamente fai capire in maniera estremamente scientifica che addirittura erano migliori i censimenti borbonici, perché addirittura li incrociava con quelli delle chiese, e soprattutto fai anche munnezza, permettimi di passare questo, un grosso studio, perché passa per un grosso studioso che praticamente fa delle ricerche per poter rafforzare le sue opinioni personali, e che quindi quelle ricerche valide che avrebbe dovuto fare Paradiso, credo, alla fine è diventato una cosa veramente da molto, molto scialba. Io su questo capitolo un po' più ampio, eccetera, ci ho costruito un articolo che ho pubblicato su una rivista storica siciliana che studia il periodo storico moderno, cioè dal 1789 in poi. Interessava i siciliani e quindi loro lo hanno pubblicato. Solo per dire che non sono solo io che l'ho considerato un aspetto importante, ma l'hanno considerato. Qual è questa anche rivista? Qual è questa rivista? Studi storici siciliani, ed è il terzo numero di quest'anno, no, dell'anno 2023. Cosa vuol dire questo coso? Io dimostro che sono ben fatti i censimenti borbonici, quindi non sono gonfiati, non rappresentano più popolazione di quante ce ne sia. Il fatto che i sabaudi ne trovano 458.000 in meno deriva da fattori di vittime, gente in esilio, oppure al confino, oppure gente che vagava per le montagne e che non era censibile. Ma è anche utile per una cosa: se sono 458.000, per tenermi basso, i morti potenziali dei primi 2 anni, del primo anno e mezzo, io dico vabbè, altri 458.000 li possiamo trovare dal 62 in poi. Tant'è vero che lì con Castellammare del Golfo comincia un'altra strage con tanti morti che vengono nascoste. E quindi la mia stima, per tenermi in basso, io direi che 900.000 civili ci sta, morti. Sì, poi il fatto di... E niente, chiudiamo, poi chiudiamo, perché altrimenti dovete leggere i libri, praticamente sulla questione della legge Pica. Noi abbiamo fatto dei convegni sulla legge Pica con la Buonanime Canale Marabello, che fece un grandissimo lavoro sulla legge Pica, su cui io mi capii che la gestione dei pentiti di oggi nasce con la legge Pica, i pentiti vengono usati per scopi politici, e dove un professore universitario da Federico II, in un convegno che fece a Pioppi, il nome mi sfugge, praticamente lui disse, stavo parlando di un professore accademico della Federico II, che con la legge Pica nasce il sistema giudiziario binario, che è ancora quello di oggi, quello ordinario e quello delle leggi speciali, quando serve per poter distorcere, per poter incanalare la giustizia, le indagini su dove vogliono loro, che ancora esiste. Ma quello che mi ha sconvolto di questa, tu praticamente fai una grandissima attenzione a come sarà preparata la legge Pica, addirittura con la nomina dei giudici, per mettere i giudici in prova, per far sì che possano essere sottomessi esautorati dalla loro autonomia sotto i prefetti, per poterli ricattare e mandarli, e poi come viene trasformata nella legge Crispi, che non è altro che proseguimento della legge Pica,
per far rientrare un attimo il potere politico nella gestione. Il ministero decide a quel punto, mentre invece nella legge Pica della prima versione decidono le giunte provinciali. Questo viene considerato anticostituzionale e allora lo fanno fare al ministero, perché il ministero non significa istituire un nuovo tribunale. Incostituzionale è istituire un tribunale speciale. Il ministero non è un tribunale speciale, è un ministero, però emette sentenze. Sì, tra l'altro lo articolo in maniera incredibile, va letto, perché spiegarlo non è semplice. Sulla fatta dei giudici, come controllano tutto e come effettivamente lo Stato liberale cercava di crearsi un alibi, cercava di crearsi una cornice giuridica per giustificare delle barbarie. E qui poi... Per darti un po' di cifre, io ho tre libri che sono circa 950 pagine, tutti e tre. Le note complessive che fanno riferimento a documenti, ad affermazioni di altri storici, eccetera, sono 1760, cioè praticamente c'è 1,7 nota per pagina in tre libri. Aspiro soltanto a scrivere un libro leggero in cui non faccio note, faccio racconti di stampo giornalistico. Un libro narrativo, insomma. E se qualcuno mi dice: ma tu non dai le prove, e che cavolo, guardatevi i libri precedenti, ci sono tutte le prove. Sì, no, assolutamente, Pino, ma poi c'è, specifichi pure bene come e perché tu vai, ti congendi su tre archivi, quello di Lucera, di Potenza e di Livorno, cioè tu veramente fai lo studio enorme. Ho girato un'infinità di archivi. Torino ci sono stato 4-5 anni. Ci sono andato per almeno tre o quattro mesi l'anno. Novara, perché mi interessava, Milano, Livorno, Potenza, Lucera, no, non ci sono stato a dire la verità, ma lì ho utilizzato le ricerche di Uzi. E altri che non mi ricordo in questo momento, Brescia, perché ho inseguito le informazioni e le notizie. Certo, gli archivi per i militari più sfruttati sono quello di Torino, e per quanto riguarda invece la legge Pica sono Livorno, Potenza e Lucera, che sono gli unici che hanno informazioni. Sì, poi già abbiamo accennato prima, riesce a individuare il codice che viene usato. In conclusione posso dirti questo, e ti chiedo la chiusura su una cosa. La mia gioia, anche perché hai dato voce, hai fatto capire come tantissimi ricercatori locali non sono ammantati di provincialismo, ma hanno fatto delle opere incredibili, e sì, ci fa capire quello che, permettimi la presunzione di dire, che dico da sempre, che la nostra storia locale è di dimensione universale, e tu gli hai dato voce con questo libro, dando giustizia al loro grandissimo lavoro, inserendoli vuol dire che c'è una grande umiltà da parte tua nel doverli considerare e rispettare. No, e quindi mi hai certificato la scientificità, la serietà e la professionalità. Quindi questo fa capire come questa storia nostra locale è storia universale. E invece devo dire, ahimè, io lo cito, lo leggo, queste parole: Carmine Pinto, che lascia andare allo sbaraglio la propria allieva Silvia Sonetti a sostenere tesi popolari con argomenti inconsistenti, hanno preferito stare dalla parte di chi non nasconde e non di chi rivela. Quindi a questo punto non ti sei tenuto i sassoni nella scala, come hai fatto anche con la recente trasmissione con Barbero, hai fatto anche in maniera molto elegante, quasi paterna. È stato un atteggiamento quasi paterno il tuo. No, non è paterno, ma è un problema di giustizia, secondo me. Mi spiego. Alessandro Barbera è un ordinario. Avviciniti. Alessandro Barbero è un ordinario. Io polemizzo con lui e non mi faccio problemi, perché è uno che ha le spalle forti. Carmine Pinto, avrei voluto polemizzare con lui, ma ho trovato pochissima roba su Ponte Landolfo. La gran parte del peso di sostenere le teorie tradizionali su Ponte Landolfo, solo 13 morti, eccetera, Pinto lo fa fare alla sua allieva, che
immagino sia una giovanissima. E allora a quel punto mi sentivo un po' di scrupolo, ho voluto dire, purtroppo gli accademici molto spesso le questioni più spinose preferiscono non affrontarle loro e farle affrontare a qualche allievo. Ecco, tutto questo. Perché se l'avesse scritta quelle cose, l'avesse scritto Carmine Pinto, io la polemica l'avrei fatta molto più volentieri, con molto più soddisfazione. Perché Carmine Pinto è un accademico, è un ordinario, è bravo nella sua professione, però con una visione di parte. Una visione di parte che io non condivido perché... Devo dire questo, infatti sulla Sonetti hai soltanto evidenziato gli errori clamorosi che ha fatto in maniera oggettiva senza andare a polemizzare. No, infatti mi sono tenuto, credo di essermi tenuto molto leggero. No, sei stato molto elegante, però solo le cose oggettive perché... senza stare a polemizzare, però c'è anche un altro fatto, e chiudo. Anche su Molfese ti sei tolto qualche... che tu hai fatto... No, lì forse devi leggere con più attenzione. No, aspetta. A un certo punto su Molfese dici, e fai capire, volevo ma non posso, sul suo amor di patria l'hai messo tra virgolette. Sì, no, nel senso che lui dice, guardate, cioè io lo capisco, Molfese è un grande e io lo apprezzo molto. Ha fatto una cosa molto intelligente. Dici, io però poteva fare di più. Sì, aspetta però. Io dico le cose di cui sono assolutamente certo e ci sono alcune che sono poco provate. Io lo dico quello su cui è certo, perché già questo farà esplodere la questione, ed è esplosa la questione. Poi evito di andare oltre laddove non ho una prova provata al 100%, però ha dato delle indicazioni in nota, in piccole parti, eccetera, dicendo guardate che per amor di patria non ho detto tutto. Io ironizzo un po' sull'amor di patria, eccetera, e poi invito a dire guardate che c'è questo documento che in Basilicata dice che sono cita delle cifre per dire questo, guardate che questi documenti qua che io ho citato, perché ne ho trovato uno solo, mostrano, suggeriscono che forse i briganti uccisi sono molto di più. Ora, avendo alle spalle Molfese, io ho detto seguiamo le indicazioni di Molfese, abbiamo il coraggio di andare molto più avanti, perché ormai sono passati 60 anni da quando ha scritto Molfese, beh, è venuto il momento di cominciare ad andare oltre Molfese. Certo. Ma lui ci dice fatelo. Intanto io però non lo posso fare perché è importante che salvaguardi questa prima opera. Giusto, altrimenti l'avrebbero censurato. Però no, guarda che anch'io mi sono trattenuto in alcuni casi. Mi sono trattenuto perché piuttosto che lasciare una cosa dubbia, ho preferito saltarla. Questo è il lavoro che bisogna fare giorno per giorno. Io spero molto in questi ricercatori locali. Allora diciamo che questa tua trilogia, perché parliamo di trilogia, la stai lasciando in eredità, lasciando le porte aperte per altri che se hanno voglia di studiare e approfondire. Io ho messo in primo piano questo, poi senza tocco di campane, le vittime civili reclute nella guerra in Meridione, ci vorrebbe una nottata intera per parlare di questo testo, ma non so andiamo a leggere, edito da Margenes. Libro Claudio, che bisogna avere nel proprio insieme agli altri due nella propria biblioteca, perché qua veramente Claudio, guarda che la copertina, io questa copertina ci tengo, questa copertina è fatta da una montagna di cadaveri con una bandiera sopra. Vuole essere un po' provocatoria. Sì, ma è un libro questo che metterà in crisi parecchia gente, soprattutto parecchi studiosi. Se riesco a farlo leggere. Ma chi lo Pino, chi lo doveva leggere già l'ha letto. Vabbè, non lo so, so benissimo che diciamo che uscire da poco, ma questo è l'anno dei libri, finalmente nel 2024 stanno uscendo i libri importanti, abbiamo il tuo e questo qui, abbiamo fatto quello con quello di Emilio Gin, è uscito un altro libro straordinario, quello di Emilio De Biasi su Garibaldi.
dovremmo uscire anche noi con la traduzione delle cronache di Paul fatte da Raimondo Rotondi. Questo è un anno molto molto particolare da questo punto di vista. E sì, sarà funesto, Il tuo libro ha come data di uscita il 29 dicembre 2023, non è il 24. Però la proiezione è 2024. Sarà funesto per molta gente. Pino, io ti ringrazio, come al solito ti lascio un video, una sorpresa finale per far capire lo spirito, il clima che c'era tratto da un film particolare. Ringrazio della tua gentilezza, della tua disponibilità, ci hai dato un onore incredibile, oltre che ringraziarti per il libro che hai scritto. Ma no, ringrazio voi che mi avete invitato, mi avete dato l'occasione di parlare, di raccontare queste cose che io sento molto, di cui capisco l'importanza, non perché l'ho scritto, l'ho fatto, ma sono un patrimonio che vorrei che fosse, diventasse un patrimonio comune. Ma poi a nome, mi prendo la presunzione di ringraziare a nome di tutti un'altra volta questi grandissimi ricercatori che per passione ci rimettono soldi, ci rimettono tempo, hanno fatto dei lavori incredibili perché continuano a farlo, e tu gli hai dato voce in un saggio che sta inserito nei testi accademici scientifici. Grazie di tutto, Pino, buona serata. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Avanti. Avanti, Savoia! Oh. Avanti! Avanti, Savoia! Sparate! Avanti! Avanti! Questo non vi serve più. Andiamo, non ci sono variganti qua.